Era il capo indiscusso della criminalità nomade. Domenico Bevilacqua è stato ucciso questa mattina in un agguato a Catanzaro. Secondo la ricostruzione fatta dalla polizia, Bevilacqua è stato dapprima aggredito da due persone che lo hanno raggiunto a bordo di uno scooter e ferito da un coltello, l'uomo ha cercato di fuggire, ma gli sono stati sparati 7 colpi di pistola alla testa. Inutile per lui la corsa in ospedale, dove è morto poco dopo il suo arrivo. Il boss dei nomadi era già stato vittima di un agguato nel 2005 che gli aveva procurato delle lesioni al volto che lo avevano sfigurato. Bevilacqua era un uomo assai conosciuto dalle forze dell'ordine per le numerose inchieste giudiziarie in cui era stato coinvolto.